mister Braglia, ciao Alessandro. Buonasera, buonasera. Ciao. Braglia ha detto che è orgoglioso di allenare giocatori come te. Secondo te il calcio è finito? Il calcio non è finito. Quindi ha fatto bene a dire sta. Non lo so, lui sicuramente ha visto qualcosa che ha messo in più in campo, qualcosa di diverso. E ha detto anche che ti devi scordare subito quello che facevi lo scorso anno e di cominciare a pensare quest'anno. Oggi datemi la palla, faccio io. Sì, lui me l'ha ripetuto sempre in preparazione, fa l'anno scorso dimentica quello che hai fatto perché quest'anno è un nuovo anno e ti devi rimettere di nuovo in gioco perché sicuramente ancora non ho fatto niente per salire di categoria. Raccontaci la partita tua, ma com'era in campo la partita del Dubbio? Una partita sicuramente non semplice, poi c'è stata anche l'espulsione di Redolfi. Però siamo rimasti corti, non l'abbiamo fatti giocare, quando c'era da ripartire ripartivamo con determinazione. Poi c'è stato anche qualche cosa di sbagliata, ma questo ci può stare. E poi siamo stati bravi a colpire alla fine, anche loro sono l'uomo in me. E quindi... Vi siete convinti un po' di più che potete giocare un buon campionato a livelli alti? Sì, ma noi siamo convinti, in vista ogni volta ce lo ripete, che siamo forti, che ce la possiamo giocare con tutti, quindi noi... come il mister. Quanto conta questa vittoria? Ma sicuramente tanto, perché comunque vincere oggi qua in un campo difficile come quello di Ancona sicuramente non è stato semplice, però pensiamo comunque partita dopo partita, adesso ci aspetta l'Entella che è sicuramente un'altra bella partita.